Più Canon Day, ragazzi, siamo qui al CONI come sempre dopo il classico iter di arrivo di Tion Buchanan questa mattina all'Inate, poi diretto all'Humanitas per la prima parte delle visite mediche, chiude poi qui al CONI dove io come sempre sono presente per dare, oltre che il benvenuto, anche per raccogliere un po' tutte le emozioni, i tifosi che sono accorsi per un selfie, una foto, semplicemente per documentare l'arrivo del giocatore canadese. Oggi abbiamo visto un po' le immagini, adesso vi lascerò al video saluto e soprattutto anche all'arrivo con il mio benvenuto che generalmente do anche in termini di buon augurio, mettiamola così. Arriva dal club Brugge, la società belga che ha sfornato tanti talenti soprattutto nelle ultime annate e che ha fatto lo stesso proprio con questo giocatore che a mio modo di vedere l'avevo già adocchiato al mondiale proprio col Canada, dove aveva fatto molto bene, e poi dopo nelle sue apparizioni europee in maglia nero azzurra che vestirà nuovamente. Arriva da noi per circa 7-8 milioni di euro e percepirà indicativamente 1,5 l'anno, quindi queste sono le cifre del suo contratto. Che dire, io sono molto contento, un giocatore molto duttile, secondo me che serviva a rinforzare ancora un po' di più la rosa che per sfortuna e per motivi vari si è vista privare di Cuadrado, che si è fortunato non ha avuto neanche troppo modo e spazio di giocare, ma era una cosa che forse potevamo anche intuire visto che l'età sicuramente è un po' avanzata. Però arriva un giocatore giovane che ha tutto il potenziale per poter far bene, è un giocatore molto rapido, tra l'altro anche la possibilità di essere impiegato a sinistra, quindi ha tra le sue caratteristiche anche la duttilità. È un giocatore imprevedibile, dribbling, rapidità, quindi è quel giocatore che potrebbe magari a partita in corsa o magari in alcune partite in cui c'è un po' di ricambio, un po' di turnover, essere quella freccia che dà quel qualcosa in più. E nel nostro 3-5-2 sappiamo benissimo come i giocatori che giocano lateralmente negli esterni siano di fondamentale importanza. Speriamo che si adatti molto presto al campionato, al nostro stile di gioco, al modulo eccetera, perché io non vedo l'ora di vederlo in campo. Vi lascio le immagini, fatemi sapere però la vostra cosa ne pensate di Tion Buchanan, se vi piace, se secondo voi farà bene, e date un voto a questo colpo. Vi saluto, un bacio, sempre forza Inter, da Dan e dal CONI. Ciao ragazzi. Benvenuto. Benvenuto. Baby, look like Scabby, ooh, right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah.